tutte le coste della Libia. I profughi, su 4 barconi, sono stati trasbordati sull'unità della Marina. Nonostante l'operazione Mare Nostrum, tra ottobre 2013 e settembre di quest'anno, abbia salvato oltre 138.000 persone, il numero di migranti morti aumenta. Se nel 2011 i decessi erano stati stimati 1.500, 500 nel 2012, oltre 600 nel 2013, al 15 settembre del 2014 sono almeno 2.500. Ma cosa hanno insegnato le tragedie in mare degli ultimi tempi? La classe politica chiede di continuare con l'operazione Mare Nostrum. In Italia abbiamo 67.000 rifugiati, 60 milioni di abitanti. La Germania, nel 1993-94, quando si fuggiva dalla Bosnia, ogni anno riceveva 300.000 richiedenti asilo. Per arrivare in Europa attraverso il Mediterraneo si muore. Quella è l'unica grande emergenza. Il Mediterraneo è un cimitero sott'acqua. Quella è l'unica grande emergenza. Ma non tirarsi indietro. Mare Nostrum salva vite umane e credo che sia la cosa giusta che l'Italia fa, e quando ha fatto diversamente ha fatto male. E la classe politica chiede di sospendere Mare Nostrum. Sabato 18 ottobre sarà il primo compleanno di quella boiata che è Mare Nostrum, 1 miliardo di euro di spesa che dovrebbe essere destinato ad altri capitoli e soprattutto, per quanto ci riguarda, la parola fine a un'esperienza totalmente fallimentare. Quando è cominciato Mare Nostrum il ministro Alfano disse farà diminuire gli sbarchi. Stiamo assistendo a un'invasione senza precedenti. Storie e persone che si intrecciano nella speranza di trovare una nuova vita. Immagini agghiaccianti di bare bianche in TV, immagini di persone che contestano, immagini di immigrati che litigano, immagini delle forze dell'ordine che cercano di tenere tutto sotto controllo, immagini su immagini che fanno riflettere, che credono due fazioni, pro immigrazione e contro immigrazione. C'è chi urla a gran voce, e questa è la solidarietà e la generosità più volte indicata da Papa Francesco, e chi urla, mandiamoli a casa loro. Siamo in Europa, ma la comunità europea dov'è? Mare Nostrum continua perché noi pensiamo che quando in una nave mettono dei bambini e la lasciano andare alla deriva, un popolo e un insieme di persone civili non manda quei bambini alla deriva, salva quei bambini. Io non credo che sia accettabile che nel 2014, con le nuove strumentazioni a disposizione, si possa consentire a una nave carica di bambini di andare a fondo perché non sappiamo di chi è la competenza. Per parlare di immigrazione, ma non solo, ringrazio e saluto l'onorevole Chiara Scuvera del Partito Democratico. Una buona serata, onorevole. Paola. Ringrazio e saluto il senatore Sante Zuffada per Forza Italia. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Ringrazio e saluto l'onorevole Mario Borghezio, europarlamentare per la Lega Nord. Una buonasera, onorevole. Buonasera. Ricordo, come sempre, prima di tutto il nostro numero, quello per intervenire in diretta, 02 25 45 94 97. Diamo la possibilità anche di interagire con la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Twitter, grazie alla regia PN-Basso Canale Italia, la nostra pagina Twitter. Invece vediamo la nostra pagina Facebook, Filo Diretto. Non mancano con noi in diretta i nostri ragazzi, ben trovati, ben ritrovati, nuovi volti, volti invece che ritornano a salutarci settimanalmente. Per commentare con voi ovviamente il tema forte, il tema importante dell'immigrazione. Io vorrei iniziare con una battuta da parte dei nostri tre ospiti politici, poi cercare di capire dai giovani in studio che cosa ne pensano. Onorevole Scuvera, come commenta il primo servizio e come commenta la notizia quella di ieri sera? Alfano con Triton stop a Mare Nostrum, ma l'Unione Europea non si sostituirà all'Italia. Onorevole Scuvera. Allora, io sono perfettamente d'accordo con la Presidente Boldrini.
l'Italia sta facendo le cose, la cosa giusta, non è mai uno spreco di risorse quando si salvano vite umane, il mondo sta vivendo un momento di crisi di valori e anche di guerra, di sofferenza. Oggi c'è questa notizia appunto del Nobel della pace a Malala, che è una giovane donna musulmana, è un segnale importante che si dà per la pace, per i diritti di bambini. Quindi l'Italia sta facendo la cosa giusta, salvare vite umane, e l'Europa dovrebbe estendere Mare Nostrum a tutta l'Europa. Senatore Zuffada. Ma la verità è che sicuramente, come ricordava prima la collega, l'intervento italiano era diventato doveroso a seguito dei naufragi sistematici che avvenivano all'interno dei nostri mari, per cercare di alleviare le sofferenze e salvare vite umane di questi disperati. Il problema però, a distanza di un anno, si è visto che questo tipo di intervento di fatto non ha disincentivato l'arrivo di questi clandestini, chiamiamoli così. E soprattutto non è assolutamente vero che la stragrande maggioranza di questi immigrati siano persone che fuggono solo e semplicemente come rifugiati politici. Siccome ne arrivano, vengono rispediti e a distanza di poco tempo ritornano, vuol dire che c'è una situazione che va opportunamente chiarita. La condizione dell'Italia, che è una specie di porta aperta sul Mediterraneo, che ha un comportamento difforme da altri paesi sempre del Mediterraneo, senza una politica europea omogenea relativamente alle modalità di accoglienza e di soccorso, ha determinato il fatto che l'Italia è diventato, volenti o nolenti, un punto d'approdo preferito, più semplice da raggiungere, e a queste, in questa situazione, e lo stesso ministro Alfano che l'ha dichiarato, è impossibile continuare con questo tipo di intervento, perché diventa per noi insostenibile, non risolve il problema, in alcuni casi lo favorisce, perché chi è al di là della costa italiana nota che questa è una specie di incentivo a mettersi per mare, e soprattutto a quei delinquenti che trasportano queste vite umane utilizzano, evidentemente, visto e considerato che noi facciamo interventi in mare aperto, addirittura delle barche addirittura che affondano immediatamente dopo la partenza. Onorevole Borghezio, come commenta anche le parole di Alfano, parte una nuova operazione Triton che... Si dirà stop a Mare Nostrum. Bisogna anche capire, perché poi le competenze, no, sono differenti tra le due operazioni, onorevole. Ho imparato un po' da Renzi, cioè fallita una cosa ne rilascia un'altra che rischia di essere peggiore di quella fallita. Noi della Lega siamo stati gli unici che fin dall'inizio hanno detto papale papale, senza paura di essere additati come cattivisti eccetera, Mare Nostrum non risolverà niente e ci farà spendere male soltanto una barca di soldi, e questo è avvenuto. Non è vero che siano cessate le partenze, perché anzi le partenze sono aumentate. Non è vero che abbia fatto salvare molte vite umane, perché questi 2500 che sono morti non sarebbero nemmeno partiti se si fosse adottato la ricetta della Lega, che diceva interveniamo nei porti di partenza, perché non è che partano da Marte, partono dalle coste dell'Africa, e quindi è là che si doveva intervenire per bloccare questo l'Italia e l'Europa, con i mezzi che ha dispiegato per andarli ad accogliere nelle acque internazionali, poteva tranquillamente intervenire, come aveva agito il governo quando c'era la Lega al governo con Maroni, facendo degli accordi con i paesi di provenienza e convincendoli in un modo o nell'altro a bloccare queste partenze. In realtà è avvenuto un esodo di massa, si è diffusa la voce in tutto il comparto dei paesi di transito di questi disperati, molti dei quali non sono perseguitati, ma sono immigrati economici, cioè gente che vuole andare a cercare un pezzo di pane da qualche parte. Giustissima aspirazione, ma non si vede per quale motivo dobbiamo accoglierli solo noi, visto allora che il resto dell'Europa mediterranea, a differenza dell'Italia, non ne ha accolto neanche uno. Allora.
Allora, prima di dar la parola ai ragazzi, io vorrei lanciare questo servizio che cercherà di illustrare, no, che cosa cambia con la nuova operazione europea, e poi voglio sentire voi. Sentiamo il servizio, vediamo. Mare Nostrum lascia il posto all'operazione Triton. L'operazione europea sostituirà quella italiana. Non ci saranno due linee di difesa delle nostre frontiere. L'annuncio arriva direttamente da Bruxelles, da parte di Angelino Alfano, alla conferenza stampa finale dei ministri della Comunità Europea. Le navi Triton per i loro pattugliamenti si spingeranno a 30 km dalle acque territoriali, coprendo così anche 18 miglia di quelle internazionali. A differenza di Mare Nostrum, però, Triton provvederà solo al controllo delle frontiere e non a quell'attività di ricerca e salvataggio che era la caratteristica dell'operazione italiana Mare Nostrum. Il budget mensile di Triton sarà nella sua fase iniziale di 2,9 milioni di euro al mese. Triton però è solo uno dei tasselli che compongono il nuovo approccio europeo della gestione dei flussi migratori, che si basa su tre colonne, a partire dagli accordi con i paesi terzi, e richiama la piena osservanza del regolamento di Dublino. E ai paesi come Germania e Svizzera, che si lamentano per le mancate registrazioni dei migranti in arrivo dal nostro paese, Alfano risponde: i migranti spesso si sono rifiutati individualmente o in gruppo, ma la polizia italiana ha stretto ulteriormente i bulloni dell'organizzazione per rispondere in modo ancora più efficace sul tema del fotosegnalamento e delle impronte digitali. Intanto le polizie europee, col coordinamento italiano, si preparano una stretta sul fenomeno dell'immigrazione irregolare con l'operazione Mos Maiorum, due settimane di controlli mirati e punti di passaggio caldi delle frontiere esterne e lungo le rotte interne. Allora, Magda, che cosa ne pensi? Hai capito la differenza delle operazioni tra Mare Nostrum e Triton? Abbiamo anche messo, insomma, un titolo che cambieremo poi in questa puntata, tanti argomenti. Immigrazione, Triton sostituisce Mare Nostrum, quindi che cosa cambia davvero? Tu che cosa hai percepito, Magda? Ma secondo me, insomma, ho letto anche varie dichiarazioni in questi giorni sui vari organi di stampa, ho ascoltato adesso il vostro servizio, e secondo me cambia veramente poco da Mare Nostrum a Triton, se non il nome, sostanzialmente. A me sembra che, insomma, avendo ascoltato nel corso del tempo le dichiarazioni del governo e del ministro Alfano, sembrava che dopo i loro appelli continui all'Europa, l'Europa intervenisse in qualche modo, invece purtroppo l'Europa, ancora una volta, un'Europa che non c'è, non interviene. Quindi sostanzialmente, secondo me, non cambierà nulla e continuerà ad intervenire sempre solo l'Italia, mettendoci soldi a finanziare questo tipo di operazione. Pietro? Io credo che i risultati poi li vedremo sul campo. Di certo credo che Mare Nostrum sia stato un tentativo, una prova che andava fatta. Le ricette della Lega in questi anni non hanno portato a tantissimi risultati, perché abbiamo visto come abbiano tentato di mettere addirittura il reato di immigrazione clandestina. L'Europa ha detto: per cortesia, facciamo le persone serie. La legge Bossi-Fini non ha che complicato la situazione anche all'interno dell'Italia, per cui il modo in cui bisogna trattare questo problema è quello di capire che, ok, forse Mare Nostrum non scoraggia a partire, però anche gli accordi con questi paesi non ci garantiscono che non arriveranno più queste persone che sono disperate e scappano da una condizione di guerra nella maggioranza dei casi. Per cui la ricetta per risolverla è una ricetta europea, in cui l'Europa si prenda la responsabilità di capire che sì, noi siamo l'Italia, siamo nel Mediterraneo, paese più esposto, e i fondi europei che ci sono già vanno usati meglio, e vanno usati per evitare che muoiano persone e per ridistribuire queste persone che vogliono lavorare, quelle oneste, nel territorio europeo. Allora, bisogna però fare una precisazione, no, per quanto concerne le due operazioni. L'operazione europea, a differenza di Mare Nostrum, ha solo il controllo delle frontiere e non l'attività di salvataggio e di ricerca. E la mia domanda è questa: e quindi che cosa succede quando verrà fermata un'imbarcazione? Cerchiamo di capire. Onorevole Scuvera, come vede la situazione? Io penso, intanto adesso approfondiremo naturalmente e faremo delle valutazioni su come l'Italia deve stare in questo nuovo scenario. Io credo che non vada interrotta l'attività di salvataggio, perché
Uno, le politiche di respingimento appunto venivano perpetrate dalla Lega, non hanno assolutamente ridotto la clandestinità. È chiaro che adesso ci troviamo in un momento, in una situazione geopolitica particolarissima, e qui la differenza qual è? Salvare o non salvare vite umane? Io scelgo di salvare vite umane, l'Italia non deve interrompere questa operazione. Inoltre penso che bisognerebbe comunitarizzare questa politica, comunitarizzare le politiche sociali, comunitarizzare le politiche dell'accoglienza. L'Europa dovrebbe fare un salto di qualità da questo punto di vista. E infine io credo che se degli sforzi davvero bisogna fare è per costruire delle politiche di pace e di cooperazione. Abbiamo approvato la nuova legge, per esempio, sulla cooperazione internazionale, che pongano anche rimedio all'emigrazione anche economica. Io penso che il ministro Mogherini sia molto impegnata, la ministra Mogherini, già in questo senso. Senatore Zuffada. Ma nessuno qui vuole affogare questi clandestini, mi sembra logico. Se abbiamo scelto di intervenire a spese nostre, peraltro, per salvare questi immigrati, credo che sia un atto dovuto. Il problema però è che se affrontiamo questa questione solo sotto l'aspetto compassionevole, non lo risolviamo. Il problema vero è: o si bloccano i clandestini all'atto della partenza, e oggi il paese che più di ogni altro contribuisce alle partenze è la Libia, dove purtroppo una politica fatta di sostituire Gheddafi, che era un dittatore, ci siamo trovati però oggi una guerra fra bande che, anziché cercare di contenere, favoriscono notevolmente il tutto. La nostra capacità di assorbimento ormai è arrivata al limite, le nostre capacità economiche di interventi sono al limite, per cui in assenza di una politica comunitaria, questo che basta, però al di là delle belle parole che sono state spese ultimamente, fatti concreti a sostegno, di contrasto, tutto questo non si è avuto. Fa bene a parlare di una politica dell'accoglienza, una politica per cercare di smaltire queste persone, in senso buono naturalmente, verso quei paesi che hanno la capacità e la possibilità di assorbire anche da un punto di vista lavorativo. Il problema è che noi, al di là di quanto si è detto precedentemente, durante il governo Berlusconi con Maroni, ministro dell'Interno, avevamo fatto degli accordi con alcuni paesi, vedi la Libia. Questo è quello che si dovrebbe fare. Il problema è che oggi è cambiato completamente la situazione politica in quei paesi, in cui c'è un'anarchia assoluta. Onorevole Borghetti, il Mare Nostrum ha influito nell'arrivare molti di più. Poi vorrei allo stesso tempo, io vorrei capire una cosa, cari colleghi. Mi continuate a dire l'Europa ha sbagliato, non dovrebbe fare, bisogna... Ma voi siete maggioranza in Europa. Noi siamo gli unici che in Europa sono sempre stati all'opposizione. Scusate, lei mi sta dicendo, caro senatore, che la politica intrapresa con la guerra in Libia è stata sbagliata? L'avete votata. L'avete votata. Noi ci siamo opposti. Io no, perché non c'è. L'avete votata. Il vostro partito, lei personalmente poteva essere anche in vacanza a St. Moritz, ma il suo partito l'ha votata. Quindi ci sono delle responsabilità. Sull'immigrazione, col vostro buonismo, avete fatto soltanto un mare di cazzate. Cavolate, onorevole Borghetto, lo sa che sono rigidissima. Dite, cavolate, io. Va benissimo. Ecco. Quando voi mi dite con quale faccia mi dite che non è che con la Lega non è diminuita la clandestinità, ma ne sono arrivati 160.000 in un anno, ma quando mai in Italia col vostro governo? Onorevole Scubera, facciamo finire. Onorevole Scubera, sta succedendo qualcosa. Vorrei finire, perché io vi ho ascoltato, vorrei finire. Grazie. In tutto il mondo avete diffuso la voce con la politica delle porte aperte del Mare Nostrum, che l'Italia era l'unico paese l'unico paese di ingenui che portava le navi della marina militare, cioè l'esercito, che anziché difendere i nostri confini, ha trasformato i nostri marinai, guardia di finanza, forze portuali, carabinieri, polizia e vigili urbani in altrettante centinaia di migliaia di badanti. Tanto c'è pantalone che paga. Cioè in Italia abbiamo i problemi della sicurezza e poi dispendiamo le nostre forze migliori per andare a fare i badanti nei mari internazionali. Cipro non lo fa, la Grecia non lo fa, la Spagna non lo fa,
non lo fa nessuno nel Mediterraneo. Noi siamo gli unici P puntino Irla. Ecco. E per quale motivo questa ci dobbiamo accollare noi? I vostri alleati europei, perché in Europa siete in maggioranza, siete così, democristiani, PPE e socialisti europei. Gli altri paesi, quando governava il socialista duro e puro spagnolo, sparava ai clandestini. La Lega ogni tanto diceva buttiamo questo, buttiamo le amare. Loro invece, altro che parlare, sparavano. Sparavano la Spagna socialista, ma la lezione l'hanno imparata. Io non sono d'accordo, però la lezione l'ha imparata, non è più passato nessuno. Io voglio dire che c'è molta ipocrisia e questa ipocrisia si riflette nelle vostre espressioni buoniste quando dite ah, bisogna salvare, c'è l'umanità, eccetera eccetera. Tutti quelli che parlano di umanità a casa loro non ne ospitano neanche uno. Allora, a cominciare dai vostri parlamentari. Allora, dobbiamo cercare di capire quindi quanto è mancata una politica europea anche negli anni precedenti, perché il problema dell'immigrazione non è un problema nuovo, no? Possiamo dare come data a partire dagli anni 90, prendiamo da lì l'inizio per cercare di capire cosa c'è. Se voglio sentire però adesso il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, cerchiamo proprio di capire come valuta l'operato del governo a un anno da Mare Nostrum. Sentiamo. Posso usare due parole che ne danno una dimensione, vergognoso e scandaloso, e ne aggiungo anche una terza che è ipocrita. Pensare di portare qui questi disperati in una terra, ad esempio come il Veneto, che ha già dato, abbiamo più di 550.000 immigrati e con 200.000 disoccupati, vuol dire illudere questa povera gente. 42 euro al giorno è esattamente lo stipendio di un paio di mesi di un africano. Ecco, io dico, diamo i soldi nei loro territori, aiutiamoli a casa loro, creiamo condizioni di vita degne di questo nome e quindi facciamo in modo che possano dar vita a delle attività, alla formazione, alle scuole, agli ospedali. Quello che fanno molti nostri missionari, ma che purtroppo non vengono ascoltati. Semestre europeo, dovremmo essere protagonisti anche in questo campo, visto la situazione del nostro paese. Lei ha citato i dati della disoccupazione giovanile alle stelle, ma non solo, anche over 45-50 anni che non riescono a rientrare nel mondo del lavoro. Secondo lei che cosa manca al governo Renzi per quanto concerne la presidenza del semestre europeo? Ma guarda, io penso l'autorevolezza, il semestre europeo è, diciamo, la messa cantata di un paese, quindi tu vai lì, governi per 6 mesi l'Europa, perché questo è il senso, hai la presidenza di tutti i consigli dei ministri, quindi per materia, e cerchi di difendere fino in fondo il tuo paese. E un po' il cerimoniale di corte ti permette questo, io l'ho vissuto da ministro, e oggi non sta accadendo, ci stiamo letteralmente fumando, bruciando tutti i mesi del semestre europeo, ormai ce ne mancano solo un paio, 2-3 mesi, e non abbiamo concluso nulla. Addirittura durante il semestre europeo l'Italia si è vista chiudere dall'Austria alle frontiere, conosce i respingimenti, l'Italia viene lasciata da sola per gli sbarchi dall'Europa, e io dico, ma che semestre europeo è? Per quanto concerne le dichiarazioni generali della Boldrini per la situazione emergenza profughi da una parte e dall'altra parte, il tema forte dell'immigrazione. A me sembra una profologa, no? Si può dire, inventiamoci una nuova, c'è solo quello per la testa, solo i profughi. Ma il Presidente della Camera c'ha solo questo problema con i profughi. Io ho l'impressione che lei non ci sia, visto e considerato che dice il Veneto faccia la sua parte. Venga in Veneto, 550.000 immigrati, dei quali 35.000 senza lavoro. Se lei ci dice come possiamo fare in modo per farli sfamare, per fare in modo che i loro bimbi vadano a scuola, siamo qui a disposizione. La verità sa qual è? Che noi ci occupiamo di profughi sul serio, ci occupiamo della gente che ha bisogno sul serio. Gli altri chiacchierano. Allora, ragazzi, Massimo. Secondo me abbiamo toccato vari argomenti su questo macro argomento. Uno, Zaia adesso diceva non si è fatto nulla in questo semestre europeo. Ricordo che all'inizio d'estate tutti prendevano in giro il presidente Renzi perché voleva la Mogherini come ministro degli esteri in Europa. Siamo arrivati alla fine dell'estate con la Mogherini italiana, ministro degli esteri in Europa, che durerà per 5 anni. Non soltanto per 6 mesi. Quindi andiamo a vedere adesso quello che possiamo iniziare a fare e a pretendere in Europa con la numero 2 in Commissione Europea a occuparsi proprio di questi temi. Altra cosa, andarli ad aiutare a casa loro. Cioè, 2 settimane fa parlavamo dell'ISIS, delle guerre che sono presenti in quei posti. E andiamo ad aiutare, andiamo a costruire le scuole dove? Dove si ammazza e dove lanciamo noi stessi le bombe, andiamo a costruire le scuole. Cioè, mi sembra un controsenso. Ora, uno Stato, penso che quando va a fare un'azione politica, decide in base dei principi. E credo che lo Stato italiano, nella propria Costituzione, abbia che la persona umana
non la persona umana nata in Italia da X generazioni, no, che la persona umana sia al centro della politica dell'Italia. Ovvio che abbiamo bisogno di aiuto dall'Europa, che deve essere un argomento da affrontare a livello europeo, ma sono persone umane. Allora, come ti chiami? Andrea, una new entry. Andrea, dimmi. No, forse il ragazzo che ha parlato prima di me non ha ben chiara, Massimo, non ha ben chiara la situazione, perché solo il 10% dei profughi che arrivano in Italia arrivano perché scappano da guerre. Molti altri arrivano perché hanno fame. Quindi, se il problema è la fame, non si può portarli tutti qua. Bisogna cercare di aiutarli seriamente là. Tutti i soldi che stiamo spendendo per Mare Nostrum, che abbiamo speso e che spenderemo con Triton, cioè, sentivo prima 2,9 milioni di euro al mese, sono tantissimi soldi che andrebbero usati là a costruire pozzi. Come valuti le politiche europee secondo te che sono state messe in atto negli ultimi anni? Perché non dobbiamo pensare che l'immigrazione è un problema di 2 o 3 anni fa, dobbiamo fare un po' marcia indietro. Guarda, l'Europa non ha mai fatto praticamente nulla, cioè sempre, cioè noi siamo sfortunati perché diamo sul Mediterraneo, siamo fortunati da tanti altri punti di vista, ma sfortunati per questo allora, motivo. Una battuta veloce a tutti voi, se facciamo girare velocemente il microfono, secondo voi l'Europa c'è o non c'è sul tema immigrazione, come la vedete? Allora, per ora c'è stata poco e con la nuova operazione io spero in una nuova partecipazione, anche se sulla carta sembrerebbe soltanto uno scarso aiuto alla situazione attuale. Il problema è che non abbiamo un'Europa dei popoli. Abbiamo un'Europa che semplicemente si preoccupa di quelle che sono le tasse da pagare, di quello che è il nostro debito pubblico e non si preoccupa di politiche per la solidarietà. Anche le ultime elezioni europee sono state un'occasione persa da questo punto di vista, e o si cambia proprio lo spirito dell'Europa e il motivo per cui i popoli europei stanno assieme, per cui fanno un'unione, o niente cambierà e sicuramente l'immigrazione non è una tematica che viene presa in considerazione. Che voto date all'Europa? All'Europa di oggi? 3. Dai, velocemente facciamo un giro di voti, Pietro. Ah, proprio il voto secco. Sì, voto secco, voto secco, noi non perdiamo tempo. Devo dare una motivazione. Io darei un 5,5 perché quel mezzo punto lo prende Renzi e diventerà un 6 pieno. Andiamo avanti, Magda? Io darei un 2 proprio per stare di manica larga. Io credo che un'Europa che è stata descritta da molti ragazzi fino ad ora è un'Europa che non esiste, quindi cioè svegliamoci dalle favole, l'Europa è un'altra cosa. Massimo, e non aiuta solo il voto, poi torno. 5-6 quando dovremo farli gli Stati Uniti d'Europa. Allora, sentiamo invece adesso, abbiamo intervistato Federico Novella, giornalista di Mattino 5, ovviamente per quanto concerne il tema dell'immigrazione. Sentiamo. Che cosa ne pensi di quello che sta accadendo in Italia proprio per quanto concerne il problema dell'immigrazione e come valuti dal tuo punto di vista a livello giornalistico Mare Nostrum? Beh, diciamo che quelle immagini di Lampedusa ci restano ancora negli occhi, ci restano nella mente anche gli ultimi numeri che dicono che dall'inizio dell'anno ci sono stati 165.000 sbarchi di profughi in Italia contro i 60.000 dell'anno precedente. Quindi c'è una tendenza che sta crescendo in maniera molto forte. Frontex è il tentativo dell'Italia di porre un argine a questo flusso di immigrati che è aumentato per via delle crisi che ci sono, crisi politica all'interno dei paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo. È evidente che l'Italia da sola non ce la fa, non ce la può fare, ha bisogno dell'Europa e ci giochiamo tutto sul concetto che abbiamo d'Europa. L'Europa è soltanto una cosa astratta che si materializza soltanto sull'economia oppure è un'entità politica che parla con una voce sola e che difende con una voce sola i propri confini? Grazie a Federico, poi torniamo ovviamente da lui, diamo spazio alla nostra pubblicità come sempre perché noi il canone non ce l'abbiamo fortunatamente, a tra poco vi aspetto. Per sabato 11 ottobre. Per il weekend prosegue l'andamento generale di tutta la settimana con cieli piovosi al nord e bel tempo nel resto del paese. Al nord prosegue il maltempo su Lombardia, Piemonte e Liguria con molte nubi e piogge, specie a ridosso dei rilievi, in estensione entro sera anche al nord-est, specie Basso Veneto. Asciutto e maggiori schiarite in Romagna.
Temperature in flessione ad ovest, massime tra 19 e 24 gradi. Al centro nuvoloso in Toscana con qualche pioggia o temporale sui settori nord-occidentali, più probabili nel pomeriggio. Permane l'alta pressione altrove con cieli in prevalenza poco nuvolosi o velati, salvo qualche addensamento sul medio-alto Lazio. Temperature stazionarie massime tra 22 e 27 gradi. Al sud prosegue la fase di bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche foschia nelle ore più fredde sulla bassa Sicilia, nonché sottili venature in arrivo da nord. Temperature in aumento, massime tra 25 e 28 gradi. Anni, rendiamo sicuri i bagni di casa trasformando la vasca da bagno in un pratico box doccia progettato per chi ha problemi di mobilità. Oggi, oltre ai sostegni anticaduta e il piatto doccia antiscivolo, il nostro box doccia sicuro è dotato di SOS doccia sicura, l'unico sistema con radiocomando impermeabile e ricevitore con raggio di 100 metri. Prima di entrare in doccia, si indossa il telecomando. In caso di problemi, si preme il tasto e il ricevitore dà subito l'allarme a casa di un vicino o di chi sta nei paraggi. Passa al box doccia sicuro di Vital Doccia. Da 109 euro al mese con finanziamento a tasso zero e detrazioni fiscali del 50%. Chiama ora. Incontro lui gli ha detto: vieni, ti riparo io. Per il primo bacio sono bastate le stelle. La loro prima stanza non aveva più pareti. Per la loro prima casa hanno scelto i saldi Shadow Dax. E a prezzi da favola hanno trovato il loro nuovo divano Larson. La funzionale cucina Sonia. E naturalmente il loro nuovo letto. Così sono ripassati per la cameretta. Abitano ancora felici e contenti e protetti dal servizio casco. La vita è una cosa straordinaria, piena di momenti che porterai sempre con te. Il giorno del tuo matrimonio, il primo figlio e il primo nipotino. È vero, le cose cambiano, ma non cambia la voglia di vivere bene ogni attimo nella propria casa. Migliora la tua vita con il Montascale En Casa. Chiama ora il numero verde